Anche a Pasqua un bel volo di farfalle. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi una card piena di simbologia, e infatti questa sarà la card simbologica della Pasqua Arte per te. Voi lo sapete, io alterno messaggi un po' più faceti a messaggi un pochettino più seri. Oggi infatti il nostro volo di farfalle ci porta dalla vita terrena alla vita spirituale, e quindi scopriamolo insieme tra mille materiali e tanta simbologia, il nostro pensiero che vola con le ali di una farfalla. Spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a vedere come si fa. Ed eccoci giunti al mio ritrovato appuntamento mensile con Bobbanni. Questo mese ho il Sunday Craft e quindi voglio fare delle card. Devo farle con la collezione Fight e usare la patina, quindi userò la polvere per fare la patina. Tutti i prodotti che vedete sul tavolo sono prodotti Bobbanni. In Italia non so dove siano venduti, posso cercarli e metterveli nel box informazioni se dovessi trovarli, ma in caso sono sostituibilissimi con altri prodotti simili. Anche gli stickers potreste farveli voi, per intenderci. Ci sono 200 modi per fare gli stickers. Cominciamo subito. Cosa vi occorreranno? Innanzitutto i generici pennelli, spatoline, un dotter mi serve sempre, righello, taglia balsa, dei bicchierini per mettere il colore. Quindi vi vado a descrivere il gesso acrilico o primer gesso, qua lo chiamano primer pasta, sarebbe proprio il normalissimo gesso acrilico che mi avete visto usare 2000 volte. Vi metto anche qui il link dove potrete imparare a farlo in casa, perché si può anche fare in casa. Dei colori acrilici, io qua ho i Pentart acrilici, sono buoni questi Pentart, se vi dovesse capitare li potete prendere. Perché dico se vi dovesse capitare? Perché hanno dei bellissimi colori perlati, non tanto per le gamme matte, che comunque hanno dei colori molto graziosi, tutti molto cute come dicono gli americani, tutti molto dolciosi, ma hanno anche i metallizzati che sono molto molto belli. Userò del nastro adesivo, ma potete usare anche l'attaccatutto, non è necessario avere questo. Userò una carta che mi piace, io ho preso questa con i toni dell'azzurro e mi sono assicurata che avesse dei particolari, perché adesso vedrete come la piegherò per fare la card. Poi degli stickers, poi utilizzerò quindi vari abbellimenti, ma soprattutto, come mi avete già visto fare nel video dell'uovo che ho fatto per me, userò gli stencil della Bobbanni. Quindi bando alle ciance e cominciamo subito. Come prima cosa preparo la mia card. Piego la carta stando attenta a essere brava nel piegarla e lascio un centimetro di disavanzo nella parte superiore, così. E poi piego anche da questo lato, quindi piego in quattro la mia carta, così, voilà, in modo che mi venga un fronte azzurro, questo poi scomparirà, un interno azzurro, decorazione e un retro decorato per i fatti suoi, in cui io non aggiungerò nulla. Adesso cosa faccio? Taglio così, a mo' di linguette, questa parte 1 e 2. A questo punto tolgo circa mezzo centimetro dalla metà del mio foglio, così, e mezzo centimetro anche sulla parte finale, e tiro via questo mezzo centimetro in più di carta, voilà. Faccio la stessa cosa anche col mezzo centimetro da questo lato. Col dotter segno questa parte di disavanzo e faccio una bella piega. Voilà. E la stessa cosa la faccio anche con le alette che sporgono. Taglio le linguette a 45 in modo che chiudano in maniera pulita.
e a questo punto posso piegare le mie linguette all'interno, così. Su tutte passo una mano di nastro adesivo, oppure se viene meglio potete utilizzare anche una buona colla. Io utilizzerò questa. A questo punto piego, giro i laterali in dentro facendoli prendere così, chiudo all'indentro anche il mio bordino e faccio ben bene aderire il tutto. E la mia card, il corpo della mia card è bello, è fatto. A questo punto però voglio decorare l'interno della mia card. Voglio creare una mascherina che sia grande quanto un uovetto e proteggo questa porzione mascherandola con un piccolo ovetto che appiccicherò con un pochino di scotch. Quindi prenderò il mio stencil e vado a far aderire. Prendo le mie bellissime glitter past, prendo la mia spatolina e stendo ben bene . Rimuovo lo stencil voilà, e faccio asciugare. Adesso prendo un po' di adesivi e comincio a sistemare. Come vedete, ho preso questo, prendo Believe e lo metto qui. La farfallina, perché il mio motivo principale è la farfallina, e con un po' di acquarello contorno il mio chipboard, giusto per dare maggiore profondità. Ok, prendo il gesso ricoperto tutto il tondo, vedo di tirare fuori lo stencil, prendo la mia bella patina e con un pennello morbido tuffo il pennello e lo appoggio sul gesso ancora umido. Passato tutto con la patina, lascio asciugare. Alla fine, spolverata la card, quello che avrete sarà questo. Con un pennellino adesso rinfranco l'azzurro della farfalla per farla venire più vivida. Molto primaverile, anche se con toni grevi, e all'interno un volo di farfalle è l'uovo che contiene la rinascita, quindi Cristo. Ci vediamo dopo le foto, ciao! Un po' complessa questa card, me ne rendo conto. Magari fate soltanto la parte esterna. Io l'ho fatta così complicata perché è dedicata a un pubblico americano, il pubblico della Bobbanni. Questo infatti è un lavoro che ho fatto per loro e che ho voluto condividere anche su Arte per Te. Poi magari fate soltanto il frontespizio, quello con le ali della farfalla. Bene, spero che questa farfalla vi traghetti verso una Pasqua piena di serenità, leggiadria, felicità, allegria e tanta tanta serenità. L'ho detto serenità? Sempre serenità per Pasqua. Auguri a voi, alle vostre
famiglie. Noi ci ritroviamo per un prossimo lavoro sempre qui su Arte per Te. Magari il paesaggio sarà meno bucolico, ma l'affetto per voi sarà sempre fresco e rigoglioso. Da Ombretta ed Arte per Te è tutto. Buona Pasqua, alla prossima!